La storia che racconto io comincia qualche mese fa, comincia all'esordio dell'estate del 2021. Non eravamo più uguali. Abbiamo scritto che tutto sarebbe tornato uguale, che ce l'avremmo fatta, ma qualcosa avevamo cambiato la pelle come serpenti. Non eravamo più uguali, non siamo più uguali. Eravamo reduci da una seconda ondata che non ci aspettavamo, questa pandemia, questa emergenza sanitaria, ci aveva in qualche modo costretto a gesti che annullavano quelli della consuetudine, della quotidianità, la cattività domestica. Stavamo chiusi in casa e stiamo chiusi in casa anche adesso, come quegli uccelli che nella gabbia a un certo punto gli apri lo sportello e continuano a rimanere lì, tra le sbarre. E perché abbiamo preso quell'abitudine lì, a costruirci questo tinello in cui tutto viene raccontato per ombre, come nella caverna di Platone. E quindi guardavamo il cinema al computer. E quindi quando volevamo andare a mangiare fuori veniva uno con lo zaino e saliva le scale e ce lo portava. E quindi quando volevamo uscire per i mercati per comprare qualcosa la ordinavamo e arrivava a casa. E quindi quando cercavamo qualcuno da baciare, da toccare, mandavamo dei messaggi a della gente di cui non sospettavamo nemmeno quasi la carne. E quell'estate lì, dell'anno scorso, abbiamo cominciato timidamente a venire fuori. A guardarci attorno, come nel 46, che uscivi dalle macerie e ti guardavi attorno e dicevi, c'aveva ancora la polvere addosso, dei bombardamenti. Dicevi, ma stiamo rinascendo, stiamo ricominciando. Beh, Stefania Rosso, che è un'attrice torinese brava, bravissima, un'amica, mi chiama e dice, guarda, noi, l'associazione Liberi Pensatori Polvaleri, che è qua, proprio in questo quartiere, Nizza Mille Fonti, ha deciso di fare una cosa sulla gentilezza. Per una settimana, tu che racconti storie, tu che della storia, hai fatto un racconto che porti in giro. Io mi occupo di storia attraverso i film, le fotografie, le canzoni. Mio figlio dice che mi sono inventato questo mestiere per dire che quando sto ascoltando un disco e leggendo Topolino, sto lavorando. Sta di fatto che mi chiama e dice, guarda, facciamo una cosa sulla gentilezza, che viene da ridere a guardarmi, a dire, ma cosa c'entro io? E no, devi portare in giro la gente per il quartiere. Succederanno mille cose nel quartiere per una settimana. Faremo la settimana della gentilezza e tu racconterai portando la gente per le strade, gli farai vedere i posti e ci saranno quelli della Fondazione Architettura e faranno vedere com'è cambiata la città. Già, com'è cambiata la città. Io lo so com'è cambiata la città, perché ci ho scritto dei libri sul boom economico, sulla crisi. E me lo ricordo che questa arteria qui, quella di Via Nizza, era una roba che portava dalla madre di tutte le fabbriche direttamente alla stazione i camion carichi di macchine. Però era anche la porta per entrare a Torino, lì in Piazza Carducci c'era il Dazio. E quando negli anni 50 la città si riempie di tutti quelli che arrivano dal nord-est, dal sud, dai paesi poveri, dalla parte povera del paese, arrivano rinunciando ai loro dialetti, alla loro lingua, rinunciando agli odori dei loro cibi tradizionali, rinunciando al santo patrono da pregare, a cui appellarsi. E lasciando che quella che era la scansione temporale, tutta affidata alle stagioni, diventasse a un certo punto la scansione del loro tempo attraverso i biglietti timbrati, la timbratura per l'accesso alla fabbrica. Tutto era scandito dalla macchina, dalla produzione seriale. Certo, era un salire a due gradini, arrivavi dalla casa scavata nel tufo dove dormivi con le bestie, invece potevi sognare il frigorifero, sognare una piccola vetturetta, andare d'estate in vacanza. E Iannacci lo canta e lo dice che Vincenzina davanti alla fabbrica, pur rimanendo atterrita, sente odore di pulito. Beh, allora mi sono ricordato, portando in giro la gente in questo esercizio di gentilezza, che la gentilezza è una militanza, è un gesto che fai ogni giorno e non è far attraversare le vecchiette, ma fatelo. È qualcosa per chi decidi di fare come uno scambio ripetuto, in opposizione al brutto che pure preme. È un'altra possibilità che ti dai e che dovevamo darci a giugno ancora di più per sentirci vivi. E allora, mentre giravamo per le strade, mi è successa una cosa che non era capitata mai. Portavo in giro gente, erano 10, erano 20, erano 30, dovevamo avere il distanziamento. Sembrava un border collie che girava sul gregge. Ero impazzito e raccontavo storie. A un certo punto hanno cominciato l'ora del quartiere, quelli che arrivavano da fuori, a dire no, ma io lì mi sono baciato la prima volta, perché i miei racconti sono diventati loro.
i miei a un certo punto non c'erano più. Mi hanno azzittito, hanno cominciato a raccontare e sembrava di rivedere le pagine di Marco Valdo, perché lì ci avevo trovato i funghi e perché lì venivano a giocare i bambini. E allora mi sono rimesso in gioco con la storia, sì, ma con la memoria, che non è la storia. La dimensione memoriale la tengo da parte, per mestiere. E però mi sono ricordato allora che mio padre, quando negli anni 60 è partito verso il nord, ha sbagliato nord, è finito in Friuli. Eravamo l'unica famiglia meridionale in Friuli. Invece del triangolo Milano, Torino, Genova, noi stavamo in Friuli, che ero l'unico bambino a scuola, che già io sono arrivato in disagio, che ci si vestiva con i vestiti dei parenti, dei cugini. Io avevo solo cugine femmine. E quindi per integrarmi, mia madre mi manda a scuola con questo cappotto rosso con i bottoni dorati e un colbacco. Sembrava un po' un cosacco frufru, era una situazione... Ero già un po' messo da parte per come mi proponevo. Ma attenzione, mentre raccontavo a queste persone dei flussi migratori, mi sono ricordato la storia mia. Mi sono ricordato che quando sono arrivato a scuola, i primi giorni, la maestra ha chiamato mia mamma, non mi conoscevano nemmeno, e gli ha proposto un percorso agevolato per me, che arrivavo dal sud. Le scuole differenziali. Le scuole differenziali, poi l'ho saputo dopo studiando, perché sono arrivato a Torino e studiando i flussi migratori, facendo un libro sul boom economico, ho scoperto che ci sono faldoni così, che raccontano delle scuole differenziali, che iniziano alla fine degli anni 20 e arrivano fino al 1975. Attenzione, alla legge Basaglia, quella legge che ferma la struttura manicomiale così come era intesa all'epoca. Una roba di contenzione, dove ti legavano al letto, dove ti picchiavano. Ecco, le scuole avevano queste aule dove venivano indirizzati quelli che avevano dei semplici problemi di dislessia, disgrafia, ma anche quelli che avevano problemi di deambulazione perché avevano avuto la poliomielite, ma anche quelli che non ci sentivano bene, che non ci vedevano bene, quelli che avevano dei ritardi, una incredibile gamma di problematiche che venivano relegate alla classe differenziale per permettere il percorso didattico dei normali. E a me ci volevano mettere perché? All'epoca, ancora adesso, quando faccio una stupidaggine, e la mia famiglia ride e dice, ce l'avevano detto che dovevi andare alle differenziali. All'epoca la maestra aveva letto una circolare e non gli sembrava vero di essere al centro del mondo, di poter dire, anche noi ce ne abbiamo uno. La circolare diceva, lo so adesso da storico, che le 40 classi differenziali di Torino e circondario diventano quasi 400 alla fine degli anni 60. Ci mandavano tutti i bambini meridionali, che erano sporchi perché vivevano in casa di ringhiera, che avevano un bagno da dividere in 50.000, che parlavano lingue che non si capivano, avevano difficoltà a fare i compiti in una stanza dove c'erano 20 persone, nelle classi differenziali, l'anticamera del sistema manicomiale. E mentre giravo e raccontavo, e in questo racconto c'era uno scambio che era veramente la quintessenza della gentilezza, mi sono ricordato che in quei faldoni avevo trovato uno come me, che stava a Torino, nella zona di Porta Palazzo, che aveva 3 anni più di me, che c'è ancora probabilmente. E leggendo mi ero appassionato, avevo capito finalmente perché mi volevano mandare alle differenziali. Avevo capito il senso della gentilezza, che è qualcosa che cancella certe macchie nere che ti porti nell'anima. E io non me lo sono mai spiegato, perché la maestra, quando io dicevo, maestra posso andare al bagno, diceva, sentite, dicono bagno, non gabinetto, dicono. E maestra, un sasso. Sentite bambini, dicono sasso, non pietra. Questa col dizionario dei sinonimi e dei contrari mi inchiodava come una farfalla al quadretto dell'entomologo. Questa maestra era una strana maestra. E sa di fatto che quel ragazzo nel faldone era proprio come me, figlio di operai separati. L'ho cominciato a guardare perché era una commissione medica che ogni volta li respingeva, li rimandava alle differenziali ogni anno. Come il militare, non erano dei maestri, dei didatti, erano dei medici che dicevano sa scrivere, sa leggere, sa fargli conto. Io dicevo dai, ce l'hai fatta quest'anno. E poi respinto. E sotto c'era nelle note, ha degli atteggiamenti antisociali. Ascolta, ve lo giuro, Beatles e Celentano. Che fa ridere adesso, ma voi dovete sapere che negli anni 50 ci sono delle categorie storiografiche che non esistono prima ai giovani. C'erano i bambini che poi erano adulti quando cominciavano a lavorare, a volte cominciavano a lavorare a 7-8 anni, guardate Verga, Rosso Malpelo. E poi c'era invece questa terra di mezzo che si costruisce a partire dagli anni 50,
con questi qua, dilatato. Adesso i giovani arrivano al pensionamento, perché non c'è un lavoro fino a 60 anni, ma all'epoca era un territorio, una terra di mezzo, dove volevi parlare diverso da tuo padre, mangiare diverso da tuo padre, leggere diverso da tuo padre. E quello lì l'aveva respinto perché ascoltava i Beatles, capelli lunghi, stivaletti, il beat, la ribellione. Pensate, il ministro degli interni del 59, con ella si alza dagli scranni parlamentari e tuona contro i calzoni d'oltreoceano, che sono sovvertitori nella nostra gioventù. E Celentano, che per 24.000 baci aveva, non me lo fate fare, quel movimento pelvico che su di me sta male. E però era quella stessa roba che aveva impedito, aveva fatto mettere un cartello con scritto vietato ai minori al flipper. Perché il flipper, quando ci giochi, mia mamma aveva detto, per le scommesse. Ma come per le scommesse? No, è perché lo tieni così e fai quel movimento pelvico che ho detto. Ed è un ammiccamento. E allora mi sono detto, no, ma è il mio amico qua. Dov'è adesso? Io che ero in giro e mi dicevano, vedi, quelle sono le case degli istriani, andavamo a mangiare tutti lì. E là c'era un cinema. E la gentilezza era condivisione, perché quella è la gentilezza. E mettere sul piatto quello che hai. Soprattutto se è diverso da quello del tuo vicino. È la condivisione, è l'interazione. E parlare due lingue diverse capendosi. Quella è la gentilezza. È una roba difficile che ti strappi tutti i denti, come la felicità, se c'è. E beh, allora io mi sono detto che lo devo cercare. Li vorrei cercare tutti, ma almeno quello. Mi voglio sedere a un tavolo, bermi un bicchiere di vino, magari non beve vino, ordinare qualcosa da mangiare, magari mangia diverso da me. E guardarlo e dirgli, che fai adesso? Soprattutto chiedergli scusa a nome di tutti noi. Proprio scusa. Perché io una cosa l'ho capita. La gentilezza è dare e avere. Ma soprattutto è restituire. Grazie.